vincitore della 28ª Gazza Amica d'Onore, 28esimo trofeo GVC a Prestificio Bosio, Figini Andrea Velo Claudio Sovito. Sueños oscuros, perros de presa, no volverán tus primaveras. Sé que te duele perder la guerra, a cara o cruz en una apuesta. Noches amargas, lejos del cielo, coser pedazos de silencio. Tus días vacíos, colgado de tiempo, sin agarrar nunca al toro por los cuernos. Viví debajo del infierno, donde vive el hambre, cabalga el dolor hasta la otra orilla. Donde habita el miedo, se arrastra el rencor, pon la otra mejilla. Ojo por ojo, diente por diente, las tardes de agosto miraban el sol de poniente. Los ojos que no han visto el mar. Te gustaría cruzar la frontera, jugarte a una mano las cosas que valen la pena, pero es muy difícil ganar. Donde habita el miedo, se arrastra el rencor, pon la otra mejilla. Ojo por ojo, diente por diente, las tardes de agosto miraban el sol de poniente. Los ojos que no han visto el mar. Te gustaría cruzar la frontera, jugar. Andrea Figini, Velo Club Sovico, una bella azione nel finale qui della Gazza Amica d'Onore, una grande vittoria, la prima della stagione. Raccontaci com'è andata. Praticamente mi hanno detto i miei direttori sportivi di attaccare, di fare una bella gara e alla fine, sapendo che non sono molto veloce, ho provato, è andata bene. Raccontaci magari proprio gli ultimi metri, qui eravate in tre, andate in fuga e poi sei riuscito a staccarli tutti. E sull'ultimo strappo un ragazzo ha accelerato, io sono stato dietro a ruota, poi quando ho visto il cartello dell'ultimo chilometro ho provato e è andata bene. Prima vittoria dell'anno, la dedica a chi va? Va ai miei genitori, ai miei direttori sportivi che hanno sempre creduto in me e alla mia squadra. Bella giornata per la Ciclo Team Nembro, due ragazzi sul podio, Andrea Ghislanzoni secondo classificato, raccontaci com'è andata. È andata bene perché ho visto partire il mio compagno Giovanni e ho capito che era il momento giusto, sono partito dal gruppo e sono andato sotto a Giovanni e all'altro del Sovico e siamo arrivati all'arrivo. Giovanni Cappella invece terzo classificato, un bel lavoro di squadra il vostro e un piazzamento che immagino ti soddisfi. Sì, oggi è stata una giornata tutta al servizio di Ghislanzoni che era in classifica in questa challenge della Valseriana. Sono partito convinto con l'idea di dare il massimo per aiutare il mio capitano di giornata ed è andato in modo fantastico. È una giornata incredibile che penso non dimenticherò mai perché dall'inizio dell'anno che raccoglievamo poche soddisfazioni, però questo qua è il coronamento di tanto lavoro fatto. Quindi ringrazio anche DS e tutta la società.